un'amministrazione che ha fatto un bilancio previsionale 2013-2015 che io ho chiamato un bilancio a progetti, perché un bilancio che prevede per la prima volta una programmazione pluriennale di interventi importanti sulle strade, sull'edilizia scolastica, una forte dose di innesto di liquidità per le municipalità. Qui abbiamo fatto un'operazione di 15 milioni pluriennali di manutenzione di stradali, 7 milioni e mezzo di edilizia scolastica, più 23 milioni di residui che erano dormienti di mutui, li abbiamo messi in campo per le municipalità. Quindi abbiamo fatto partire una macchina e vediamo che i cantieri man mano stanno aumentando, quindi nulla ci sarà di contraccolpo sulla città, né nella programmazione degli interventi né nei servizi che vogliamo dare alla collettività. Vorrei anche un attimo rasserenare un po' tutti, anzi apriremo altri cantieri, stanno partendo altre aggiudicazioni di gare d'appalto, perché la programmazione è in corso d'opera, siamo nel piano, abbiamo risorse finanziarie, tecnicamente non siamo in dissesso, abbiamo risorse tali da poter portare avanti un'amministrazione ed ottemperare le nostre obbligazioni. Quindi vorrei rasserenare tutti, l'amministrazione va avanti, anzi rafforza ancora di più l'intervento sia manutentivo sia di servizi alla collettività. Il nostro processo è partito nel 2013 ma troverà concretezza nel 2014 e ci stiamo avviando con grandi cantieri, con grandi aperture di opere e di sul territorio. Quindi vorrei rasserenare, attenzione, il diniego fatto dalla Corte dei Conti non significa che l'ente è in dissesso, anzi tecnicamente noi non siamo in dissesso, siamo addirittura in un ciclo virtuoso di ristrutturazione definitiva dell'ente. Questo ci tengo a precisare perché questo è il messaggio che deve passare alla collettività e agli operatori economici.